Le mettiamo già. No. No. Sì. Sì. No. Sì. 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 No. Sì. No. Sì. Allora, il contesto sociale entro cui è stato posto questo referendum riguarda un referendum propositivo proposto sostanzialmente dalla cittadinanza, quindi c'è un tessuto sociale che si è dimostrato sensibile a questo tema, il comitato promotore ha proposto questo referendum e in questi 15 giorni di campagna referendaria si sono ovviamente confrontati il comitato referendario proponente e il comitato referendario contrario. E il dibattito è stato molto vivo e quindi questo ha permesso comunque un approfondimento del tema e la novità è proprio che c'è un'attenzione forte anche da parte dell'Italia ma anche dai paesi esteri. Infatti ci sono tantissimi accreditamenti da parte appunto di giornalisti italiani ed esteri. Questo significa che la nostra Repubblica è protagonista in questo referendum che indipendentemente da quello che sarà il risultato comunque attraverso un passaggio storico per la nostra Repubblica. Se il referendum dovesse essere approvato, appunto, il Congresso di Stato dovrà avere 6 mesi di tempo per redigere una norma che sia ovviamente redatta sulla base di quelli che sono i principi espressi nel referendum.